sono Beatrice Pilleri, il capogruppo. I componenti del gruppo sono Carla Locascio, Safiria Riolo e Francesca Cuccia. E noi ci chiamiamo le giornaliste di Piana, la fontana assegnata è Creercule Uni. Io parlerò della posizione. È una fontana che si trova in pieno centro storico ed è situata sotto un arco da cui forse deriva il suo nome. A causa del fatto che in quel periodo non c'era l'acqua in casa, la fontana serviva per tanti usi. Si lavavano i panni, la verdura e serviva anche per uso personale, per lavare casa e altro. A casa per trasportare l'acqua veniva utilizzata una brocca di legno e per riempire la brocca veniva utilizzata una foglia di aloe in lingua albanese zavata, posizionata nell'apertura della brocca. Nelle case vicine alla fontana viene presa l'acqua quando non viene nelle case. Tuttora si riempiono persino le vasche. Io parlerò della storia. La costruzione risale al 1800. Anche questa, così come le altre fontane di Piana, può definirsi un luogo sociale, in cui si riunivano gli abitanti del quartiere per discutere e quindi scambiare informazioni e notizie. Era altresì un punto di incontro di fidanzati. È un luogo di nascita di nuove relazioni amorose. Io parlerò anche dell'intervista. È stata intervistata la signora Rocia Giuseppa, di anni 86, è nata a Piana degli Albanesi del 16 gennaio. Io ora parlerò della tipologia della fontana. La fontana Creercule Uni ha la forma di un cilindro con un cannolo da cui scende l'acqua. Parlerò anche della prima parte della leggenda. Si narra che un tempo vicino alla fontana c'era una casa nella quale abitavano un signore e una signora. Si diceva che erano pazzi, ma non li conosceva bene nessuno, perché non uscivano mai di casa se non per fare la spesa per lavoro. I vicini raccontavano che alle 10 di ogni sera la signora lavava i vestiti nella fontana. Io racconterò la seconda parte della leggenda. Una sera d'inverno i vicini notarono che vicino alla fontana c'era qualcosa di strano, un misterioso sacco nero. Nessuno si avvicinò, forse per la troppa paura. E quando si presero di coraggio, ormai era troppo tardi, il sacco era sparito e il suo ritorno è rimasto un mistero. E ogni sera alle 10 sentono un continuo grido di aiuto provenire dalla fontana.